volte è capitato sentire educatori SCR lamentarsi sconsolati. Ai genitori non importa nulla, ci vedono solo come un parcheggio custodito per i figli, o al più come dei bravi animatori capaci di inventarsene sempre una per distrarre i figli e coprire così il tempo spesa. In effetti la scena non è così inusuale. La macchina si avvicina a buona velocità, si apre una e una sola portiera, ne esce un bimbo al volo. «Comportati bene!» dice una voce misteriosa. L'auto riparte e dopo l'incontro lo stesso bimbo è l'ultimo rimasto in attesa che quella stessa macchina compaia all'orizzonte in rigoroso ritardo, causa chissà quale coda o imprevisto. Di anno in anno il termine alleanze si è fatto spazio con sempre maggiore intensità nel vocabolario della nostra vita associativa. Occorre mantenere alto il coraggio di stare dentro tutti i luoghi della vita, con il desiderio di costruire per il bene di tutti, individuando insieme ad altri le cose da fare e sforzandoci di mantenere un passo comune senza rinunciare alla nostra identità e a uno stile di testimonianza riconoscibile, visibile e credibile. Tra i vari interlocutori, nella comunità che educa, il progetto formativo riconosce un ruolo di primo piano alla famiglia, prima scuola dei valori umani. I genitori sono i primi maestri della fede. Ecco quindi che come associazione abbiamo la responsabilità di sostenere e accompagnare non solo bambini, ragazzi, giovani e adulti, ma l'intera famiglia, per rendere efficace il prolungamento della paternità e della maternità verso una realtà più ampia.